44 gatti in fila per sé, col resto di due si unirono compatti in fila per sé, col resto di due coi baffi all'inizio. Tra quei vicoli sono di casa. Tutti li vedevano saltare da un muretto all'altro o addormentarsi negli angoli più caldi, magari alla ricerca di un raggio di sole. Ora, pur mantenendo la loro sacrosanta libertà, hanno ufficialmente una casa. Nel centro storico di Corino Ausonio è nata una colonia felina, debitamente segnalata. C'era l'esigenza di coniugare la giusta vita dei gatti con la giusta vita dei cittadini. E l'istituzione della colonia felina, che poi porta a sterilizzare i gatti, a tenerli sempre liberi ma comunque registrati, è la migliore soluzione per una convivenza pacifica fra i gatti e gli abitanti del centro storico, quindi penso che sia una situazione buona e ringrazio tanto i volontari che comunque si impegnano su questo, ringrazio la polizia locale, ringrazio l'ASLE e crediamo che sia, come vi dicevo, una situazione equilibrata per far sì che ci sia una vicinanza buona fra cittadini, gatti e centro storico. Di quei gattini senza padrone. Ma come? Il segnale però è puramente simbolico. I gatti continueranno, come hanno sempre fatto, a girare tra i vicoli e di casa in casa. E a dargli da mangiare ci pensano i soliti volontari della zona. Assolutamente sì, il principio è proprio questo, è che comunque i gatti sono simpaticissimi, sono molto anche affettuosi, però possono creare dei disagi. Se riesci a inserirli in una colonia felina, comunque con la sterilizzazione e con dei volontari che poi tengono pulita la zona, che tengono tutto sistemato, crediamo che sia una soluzione di una convivenza pacifica e anche molto bella e simpatica. Voglio soltanto dire che il mio preferito è uno che è bianco-nero, che è juventino come me.